spigola, porcini, piatto spettacolare. Da che cosa partiamo? Non da queste due cose, ma dalle patate. Patate rosse, che lasceremo con la buccia, una bella teglia dove metteremo un po' d'olio, così, abbondate, eh? E cominciamo a affettare la nostra patata. Lo spessore più o meno deve essere di questa altezza qui. Naturalmente più fine la fate, più rapidamente si cuocerà. Come vedete non sto mettendo tutto allineato, perché ora poi dopo aggiungeremo il porcino. Ecco, diciamo che il primo strato può andare bene. Prendiamo uno dei nostri porcini. Anche questo qui non vi preoccupate, come lo volete, fatelo più o meno fine. Pressiamo un po' e proseguiamo. Ecco fatto. Ricco giro d'olio. Una bella salatina. Un giro di pepe misto, ma questo è assolutamente una cosa facoltativa, se volete. A me piace e lo metto. Prendiamo un pochino di timo fresco, andiamo a tagliarlo, ecco qua. E mettete proprio così, senza bisogno di pulirlo troppo. Un quarto d'ora in forno al massimo della potenza. E ora passiamo alla nostra spigola. E a questo punto potete scegliere se cuocere il pesce intero oppure sfilettarlo. In questo caso è una bella spigola di quasi un chilo, noi andremo a sfilettarla, ma se avete delle spigole da porzione, due tretti, conviene lasciarle intere. È abbastanza semplice, due coltelli, una lama flessibile e una lama rigida. Lama rigida, si parte con una leggera incisione in corrispondenza quasi della pinna della coda, coltello a lama flessibile, questa è la parte della... che corrisponde alla spina centrale, inseriamo la lama qua su in alto, così, quindi sopra, e cominciamo piano piano a far scorrere il coltello. Perché la lama morbida? Questa lama flessibile, perché si appoggia sopra la spina, quindi non forza, e si riesce a non rovinare i nostri filetti. Arrivati a questo punto, quindi noi abbiamo alzato, siamo già arrivati in corrispondenza dell'osso centrale, che cosa facciamo? Prendiamo sempre il nostro coltello a lama rigida e tagliamo sotto la branca, così, e lo portiamo fino, anzi giro così, riuscite a vedere, vedete qui è dove abbiamo aperto per pulirlo, quindi noi incidiamo così, in modo tale da arrivare in corrispondenza dell'apertura che abbiamo già fatto. Questo è il nostro primo filetto, guardate che meraviglia. Rifacciamo la stessa operazione al contrario. Come vedete io non ho tolto la pelle, perché comunque ci servirà come protezione nel momento in cui lo metteremo in forno. Ecco, gli facciamo fare una sorta di marinata veloce a questo pesce. Andiamo a affettare il porcino che ci eravamo tenuti da parte in modo molto fine, così cominciamo ad adagiarli sopra le nostre fettine. Lasciate un po' di spazio, naturalmente, non dovete coprire completamente. Olio, un lime, io direi che ci siamo, e ribagniamo ancora sopra con l'olio, che naturalmente è un olio che si è aromatizzato con il timo, con i porcini. Possiamo mettere i nostri filetti. Come vedete sono stati a marinare 2-3 minuti, va bene così. Le prendiamo come se fosse una sorta di panino, così, col suo porcino sotto, le mettiamo girati, quindi la polpa verso le patate e la pelle verso l'esterno, un pizzichino di sale su ogni filetto, e ora torniamo in forno, sempre a temperatura bella ricca, 5 minuti, non di più. Ecco qua. Ora prendiamo un bel piatto, cerchiamo di fare proprio un bel letto, ecco, questo filetto, e questa è la nostra spigola con patate e porcini, ma tocco finale, lime da spruzzare sopra così.